Noi ci teniamo al benessere psicofisico delle donne e dell'essere umano in genere. Per chi volesse avere più informazioni sì. sui nostri percorsi può trovare informazioni su Facebook, su Instagram e saremo social. Anche a Fermo all'Eco Day la prossima domenica. Benissimo. Grazie a tutti, buona camminata. Tempio di Bellona, grazie a Katia. Applauso abbiamo per il CONI, ovviamente abbiamo parlato di sport e non poteva mancare il CONI della provincia Fermo con Cristina Martinelli a cui do Marina, che c'è Cristina. Ale! Usate le siglette ogni tanto. Marina Martinelli. Marinelli Cristina. Marinelli Cristina, l'ho detto allora Cristina Martinelli. Ok, Cristina Martinelli. Mi sbacchettano qua, non so se si è capito, quindi gli uomini, attenzione. Giusto per riprendere il concetto dell'autostima, no? Quindi... Esatto, ma io ce l'ho molto bassa. Non posso secondare faccio... che sbagli il cognome. Esatto, è vero, è vero. No, scuso. Ma ti schiacciano tutti. Scuso. Però è giusto. Portarci l'accento, no? Su quelle che sono le cose che magari non ci piacciono e che è importante far conoscere agli altri al fine delle relazioni sicuramente più adeguate, proprio per dare valore al concetto della donna. Io vi ringrazio innanzitutto per l'invito, porto i saluti di Fabio Luna, il presidente regionale del CONI, che naturalmente come me è sicuramente molto contento di poter partecipare a questo tipo di manifestazioni che danno sempre più importanza a quanto lo sport sia un valore e mezzo per accomunare tanti di quei valori che oggi ci caratterizzano e ci aiutano proprio nella crescita personale. E auguro a tutte le mamme, donne, tantissimi cari auguri, ma anche mogli, fidanzate o altro, perché non dimentichiamoci che non siamo solo donne, siamo anche mamme, cioè abbiamo più ruoli, ecco, che sono sempre comunque da tenere presente rispetto a quella che è la nostra capacità di essere. E lo sport in questo ci aiuta in particolar modo, per cui io ringrazio, vi auguro una buonissima camminata e tanto sudore, che è quello che ci aiuta a eliminare le tossine dal corpo e stare sicuramente meglio. È importante ricordarvi che c'è un centro antiviolenza provinciale, abbiamo un numero verde che è l'821-5809, è importante in questa occasione ricordare e dare l'informazione che c'è un centro antiviolenza. Allora, ci potremmo incamminare dietro alla partenza? Allo striscione da questa parte.
cunnata cana, ballanzina, ballantonio, cade caccio, lute, muore, non è data, tarantana, ballanzina, nata cana, ballanzina, ballantonio, cade caccio, lute, muore, non è data, tarantana, venti, cunnata cana, ballanzina, ballantonio, cade caccio, lute, muore, non è data, tarantana, ballanzina, nata cana. Un applauso, grazie ASD. Grazie, 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 auguri a tutte le donne di Porto San Giorgio e non solo. Quindi velocemente una donna. Una donna che condivide tutto il percorso. Non lo so, stai fatto sempre la punta oggi la macchina del cuore. Certo. La macchina del cuore con la velocità. Ho qui l'assessore Cristian De Luna. Sono che mi sono messa alle 5 stamattina. Allora, che diciamo? Due parole. Proprio due parole. Innanzitutto grazie per tutto questo bel villaggio che avete creato e noi siamo sempre contenti di accogliervi. Auguri a tutte le mamme e niente, iniziamo. E con questa bellissima giornata, grazie a tutti i sostenitori di questa iniziativa, noi siamo sempre qui al vostro fianco e vi sosterremo sempre, quindi grazie e un augurio per future collaborazioni insieme, un saluto a tutti, grazie. Grazie ancora a tutta l'amministrazione e a tutti gli sponsor che ci sono ancora stati vicino, anche se il periodo, guarda, è duro, lo so, però anche poco, però qualcosa ottenuto per raggiungere l'obiettivo, grazie. Ho qui anche il vice sindaco del nostro paese, di Bonzano di Fermo, se può dire due parole, grazie. Ma io non posso che fare l'augurio a tutte le mamme, visto che siamo oggi a ridosso di una festa importante, e fare i complimenti alla presidente dell'associazione Valtenna, Doriana Andreani, che porta anche il comune di Bonzano Valori, perdonate, che porta il nome del comune di Bonzano anche a Porto San Giorgio con un successo oggi agli occhi di tutti. Quindi grazie a tutti e grazie soprattutto a te Doriana. Grazie, grazie ancora, vogliamo fare la musica. Dov'è la signora Paola? Paola, dove sei? Paola? Non c'è. Silvia? Neanche. Va bene. Allora, sulle mani! La musica! Sulle mani! La musica! Grazie, grazie! 5, 4, 3, 2, 1, via! Ciao partiti, camminata Donna Rosa, 12ª edizione qui a Porto San Giorgio. Ora il lungomare si colorerà di rosa, che è un bellissimo colore, che ricorda appunto la donna ma anche la mamma oggi, 8 maggio, festa della mamma. Gianluca. Forza, così iniziamo a camminare lungo il lungomare di Porto San Giorgio.
noi ci assiste. Lunghissimo corteo che poi si allungherà. Stamattina è stato tutto un tripidio di tempo variabile tra la pioggia e il nuvoloso, l'incertezza. Comunque alla fine siamo stati premiati, una non bellissima giornata, ma c'è stato qualche spiraglio di sole e tanta gente. Beh, vabbè, troppo sole avrebbe anche causato troppa calura, invece no, temperatura anche giusta. E comunque tanto calore da parte di tutte le partecipanti. Ringrazio appunto tutti quelli che si sono prestate a venire a condividere con me questa bellissima mattinata sul lungomare di Porto San Giorgio. Abbiamo avuto diversi interventi di personale, di personalità del territorio. Mi ha fatto onore anche la sua eccellenza il prefetto. Ah, quindi insomma tante cariche istituzionali di un certo peso che hanno partecipato alla manifestazione, al taglio del nastro, alla partenza. Sì, veramente mi ha riscaldato il cuore e mi ha fatto anche emozionare per tanta affettuosità e averle qui con me è stato veramente una cosa molto importante, anche per il messaggio che vogliamo dare tutto lo staff. Esatto, allora Donna Rosa, che significa una 12ª edizione, quindi una manifestazione consolidata nel tempo, ma che messaggio vuole dare questa camminata? Allora, la base di tutto è la prevenzione, lo stare bene insieme, quindi il mangiare bene, quindi curarsi, pensare un po' a noi stesse, a noi donne, che in genere siamo un pochino così, pensiamo più alla famiglia, ai problemi familiari e noi ci trascuriamo spesso. Quindi mettiamo in evidenza le proprie esigenze, il fatto di curarsi, di guardare bene anche il proprio stato di salute e la prevenzione. E poi il fatto di camminare insieme è molto importante, perché praticamente ti libera la mente, quindi anche a livello psicologico è curativa questa cosa. Ci alleggerisce i pensieri e ci ricarica per affrontare le ostilità della giornata e quindi anche i problemi della vita, chiaramente, perché ne incontriamo ogni minuto. Doriana, un messaggio importante per le donne, ma parliamo di numeri. Quante iscritte quest'anno? Allora, abbiamo fatto adesso poi...
la valutazione di tutti gli scontrini e coupon staccati sono 1100 presenti tra uomini e donne, quindi anche gli uomini sono ben graditi a questa camminata rosa. Sì, perché oltre che per la prevenzione, quindi una parte del ricavato va devoluto al reparto oncologico di Fermo, dell'ospedale di Fermo, noi appoggiamo e promuoviamo anche i centri antiviolenza, quindi le pari opportunità, il fare di praticamente siamo dalla parte della donna, dove spesso e volentieri i giornali ci dicono di questi fatti che quindi sono ben accettati anche gli uomini, perché significa che stanno recependo il messaggio, ecco, questo è un po', perché loro portano una t-shirt con scritto rispettiamo le donne, ecco, e questo è fondamentale, insomma un messaggio divulgato a pieno. Grazie Doriana, chiaramente ringraziamo. Ringraziamento è doveroso e importante, perché senza tutto il mio staff e tutti i volontari che stamattina si sono alzati nelle prime ore del mattino per poter allestire tutto il centro Donna Rosa, e quindi un abbraccio a tutti questi che si sono adoperati ognuno nella sua mansione, in più anche agli sponsor che anche quest'anno ci sono stati vicini, e in più l'amministrazione comunale di Porto San Giorgio. E che dire, grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo anno. Vederci nel viso non è poco, non è poco. Iniziamo a ringraziare, iniziamo a vedere tutte queste persone, finalmente possiamo vedere i vostri sorrisi, o i non sorrisi. Sta digiuno, ecco perché siamo arrivate prime. Siamo arrivate prima. Siamo insieme alla pizzica adesso, eh. Arrivate sotto all'arrivo del suscione, foto, e poi dentro al villaggio vi aspettiamo. Se chi si è di una colorata di capelli rosa, ragazzi, qua siamo ancora. Foto, capelli rosa, Alessandro la pizzica, comunque facciamo qualcosa Alessandro, iniziamo la festa al villaggio, stiamo aspettando che arrivano tutti, arrivate sotto lo striscione per favore, poi dentro al villaggio per continuare questa festa, l'estrazione, tanti gadget, tanti premi per tutti, aspettiamo dentro al villaggio. È una bellissima giornata che si colora di rosa, il colore che rappresenta la donna. La donna oggi è il centro di questa giornata e il rispetto per la donna non deve essere chiaramente in questo giorno, ma deve essere 365 giorni all'anno, perché la donna è veramente una cosa importante, insomma un pilastro importante della nostra società. Quindi è bellissima questa giornata, bellissima questa camminata, siamo orgogliosi e fieri di essere qui, siamo Giuseppe Ferri che si svolga a Porto San Giorgio. Nella giornata della festa della mamma assume evidentemente un contorno ancora più importante, le mamme, ma soprattutto prima donne e poi mamme. Esatto, oggi è stata scelta questa data proprio per questo motivo, la festa della mamma è una festa importantissima, le mamme che non si fermano mai, le mamme che prima di essere mamme sono donne, ma sono veramente al centro di ogni famiglia, la mamma. Quindi viva la mamma, viva la donna e viva questa giornata. Assessore ai servizi sociali, che proprio per questo suo ruolo, che tempi stiamo vivendo?
stiamo vivendo dei tempi molto difficili, ma stiamo riprendendo quella che era la vita prima della pandemia. E il comune di Porto San Giorgio è stato sempre a fianco delle persone, insomma, che hanno risentito di questo periodo. Le donne sono state anche in questa occasione molto, molto fondamentali per superare questo periodo e per essere d'aiuto a tutti quelli che avevano bisogno. Lo dico come assessore ai servizi sociali e colgo l'occasione appunto per ringraziare tutte quelle donne che si sono prodigate nelle varie iniziative che abbiamo fatto per il comune. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. È la 12ª edizione, quindi questo significa che noi come comune ormai abbiamo un rapporto strettissimo di collaborazione con la SD Valtenna, che organizza non solo la camminata rosa ma anche l'Half Marathon che si tiene a settembre. Dopo 2 anni siamo riusciti a recuperare questa bellissima iniziativa che ormai non ha più bisogno di presentazioni, è diventato un format affermato, e quei valori che dicevate sì, assolutamente ne fanno da padrone, ma non solo, è dedicata alla donna, alla mamma, ma anche a tutti quei valori che hanno fatto anche da base alla nostra amministrazione, che sono i valori dell'apertura totale della nostra città a tutti. Infatti questa manifestazione è rivolta non solo alle donne e alle mamme, ma anche ai bambini, alle persone di ogni età. Questo significa che la nostra città deve essere sempre più orientata a un'apertura totale a tutte le categorie, a tutte le fasce d'età, una città per tutti, per i bambini, per le famiglie, ma anche per i portatori di handicap, che oggi con grande orgoglio sono qui con noi per sostenere però quelli che sono i principi base di questa manifestazione, che come dicevate giustamente sono rivolti alla valorizzazione della donna e della mamma, e non a caso capita proprio in questa data che è l'8 maggio, che è la festa delle mamme, e sappiamo noi tutti le mamme sono la base di tutto, di noi come persone, della società, delle nostre piccole comunità, ma anche della nostra nazione. Cristian, si parlava con Doriana Valori di circa 1100 coupon strappati per questa giornata. Lei mi faceva riferimento a 2 anni di stop, perché purtroppo poi la pandemia subita a carattere globale, insomma, ci fa fare un po' i conti con i numeri, però 1100 coupon non sono affatto pochi. Assolutamente no, io penso sia una delle date più storiche da record a livello numerico. Quelle precedenti adesso sinceramente non ricordo bene l'affluenza, però certo è che data la sospensione obbligatoria di questi 2 anni era ovvio, noi lo pensavamo e il tempo ci ha anche aiutato, però ci ha confermato quello che erano le nostre aspettative. Infatti è una grande affluenza non solo dei nostri e le nostre concittadine, ma vedo tantissima gente poi del territorio, quindi questo ci fa piacere perché è un'ulteriore occasione per presentare e mostrare la nostra bellezza, che è il mare, la spiaggia e tutto quello che circonda questa bellissima cittadina, che lo dico orgogliosamente, che è Porto San Giorgio. Porto San Giorgio a misura d'uomo e a misura di famiglia. Caro assessore allo sport, cosa dobbiamo aspettarci per quest'estate 2022? Che cosa avete messo a calendario? Per quest'estate 2022 siamo in un periodo un po' particolare perché siamo a cavallo delle elezioni. Innanzitutto spero, ma penso sono sicuro, di riconfermare come l'anno scorso la festa dello sport, che però si è tenuta a differenza degli altri anni a fine estate, perché volevamo dare uno slancio alla nuova stagione sportiva. Quindi abbiamo individuato questa data, inizialmente si faceva a giugno, a fine anno sportivo. E invece penso sia più importante realizzarla verso fine agosto, tra agosto e settembre, perché appunto inaugura la stagione sportiva, dà una mano, una forte mano a tutte le associazioni di Porto San Giorgio che si presentano, si tiene sempre sul lungomare, si presentano la propria attività, e consente questo anche di intercettare nuovi iscritti, nuovi atleti, nuove atlete che possono accedere a un nuovo sport, a una nuova disciplina. Quindi questo assolutamente. E poi io sto vedendo questi giorni che è vero sì che ci sono le elezioni di mezzo, però sono arrivate tantissime richieste da parte delle associazioni stesse e anche da associazioni di altri paesi, penso Roma o dell'Emilia Romagna, che vogliono e chiedono i nostri spazi per organizzare tornei. Questo è segno che siamo ritornati veramente alla normalità, perché l'estate scorsa di tutto ciò se ne vedeva veramente, veramente poco. Quindi anche grazie alle nuove disposizioni sono possibili le manifestazioni, e quindi sono sicuro che sarà un'estate incentrata anche sullo sport, perché ricordiamo lo sport
sport è vero che è disciplina, che è crescita fisica e morale, ma è anche per una città, soprattutto di mare, anche turismo e attrazione, e quindi si allarga anche ad altri servizi. Lifestyle, no? Stile di vita. Grazie assessore e davvero buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Per non far piovere, no, per piovere, forza.
Viola la rivola la Non c'era modo migliore per finire. Quindi grazie ancora a tutti. Volevo chiedervi un applauso per questi meravigliosi ragazzi che hanno voluto essere qui presenti e hanno camminato per tutto quanto il tragitto e hanno ballato durante il tragitto. Abbiamo fatto un po' di rumore. E soprattutto un applauso a voi che nonostante la pioggia ancora siete qui. Grazie davvero di cuore a tutti. Grazie. Volevo dire ancora grazie al prossimo anno e il passaparola per me è importante, quello che avete assorbito, vissuto e gustato fatelo sapere agli altri, deve essere una camera di risonanza per far sì che la donna rosa prosegua ancora nel tempo. Ciao e al prossimo anno. Grazie davvero a Doriana SD.